Cari brianesi, quest'anno ho deciso di farvi i miei auguri attraverso un videomessaggio, nella speranza che le mie stime e il mio amore per Villa di Briano possano arrivare più forte a tutti voi. Il Natale. Diventa sempre più difficile vivere le festività religiose con lo spirito giusto, perché tante sono le difficoltà che ci attanagliano, che ci fanno più pesanti proprio in questi momenti. So bene che molti brianesi non vivranno un Natale sereno, chi per difficoltà economiche e lavorative, chi per problemi di salute propria e dei propri congiunti. Sono vicino al vostro dolore e alle vostre sofferenze. La porta dell'ufficio del sindaco di Villa di Briano è sempre aperta a tutti. Chi è venuto al comune da quando amministra lo sa bene. Una parola di conforto talvolta può fare tanto. Ed io invito i miei concittadini a ritrovare spirito, forza, coraggio e vitalità per andare avanti, traendoli proprio dal significato vero del Natale. Oggi quasi abbiamo dimenticato che Natale è, prima di ogni altra cosa, una festa religiosa. Dobbiamo ricordarci di questo, non è solo una nascita, ma è anche una rinascita, la rinascita della speranza, la rinascita del pensiero che il nostro sacrificio non è mai inutile. Invito i miei concittadini a credere nel significato originario del Natale, a pregare e avere tanta fede. La fede che ha accompagnato sempre me e la mia famiglia nei momenti più difficili. Io e i miei fratelli abbiamo sempre avuto tanta fede per affrontare tutto ciò che il Signore ha deciso di destinarci. E con la fede abbiamo sempre superato ogni difficoltà nella nostra casa. Io ho cresciuto le mie figlie con questi valori. La prima regola di un buon padre di famiglia è educare i propri bambini a rispetto delle regole e delle persone e a vivere senza necessità di desiderare il superfluo. E io amministro la cosa pubblica con la stessa attenzione, amore e dedizione con cui amministro la mia casa. Lo faccio con amore, l'amore per Villa di Briano, così come l'amore per la mia famiglia. Ci stiamo impegnando tantissimo in quest'ultimo periodo affinché il 2019 sia realmente un anno di nascita per Villa di Briano. Ce la faremo, stiamo per uscire dal dissesto e il nostro paese rivivrà. Auguro un buon Natale di vero cuore a tutti i cittadini brianesi, alle associazioni che si prodigano per la comunità, al comando dei vigili urbani, a Don Beppe Sagliano, a Monsignor Don Paolo della Versano, ai lavori socialmente utili e a tutto lo staff del comune. Che il Signore possa regalarvi tanta serenità.